Vista la sua grande esperienza politica, cosa l'ha spinta a scrivere questo libro che verrà presentato qui oggi nel luogo dove si fa la democrazia a Fiumicino? Beh, il comune tradizionalmente è il presidio della democrazia nel nostro paese. Se pensiamo alla tradizione medievale delle municipalità, pensiamo che la nostra democrazia forse è nata più nei comuni che nelle regioni, ma non voglio in questo fare graduatorie. Sono contento di essere qui perché Fiumicino è un po' la porta, diciamo, del Mediterraneo e anche con il suo aeroporto tanta parte ha nella storia e nella tradizione italiana. Ho scritto questo libro per dire ai giovani una cosa semplice, che forse la politica li può deludere, li ha delusi, li deluderà, ma non c'è alternativa alla politica se vuoi cambiare le cose nella tua città, nella tua regione. Per cui io mi auguro che, come diceva Don Milani, i giovani non tengano le mani in tasca ma se ne sporcano con la politica, perché l'unico modo di migliorare la politica è buttarcisi a capofitto e cercare di cambiarla finché è possibile e se è possibile. Però questo è il bello della democrazia. La democrazia rende gli elettori protagonisti, se vogliono, se non rifiutano l'impegno. Mentre la dittatura, preferisco le elezioni americane, non si sa chi vince tra Biden e Trump, piuttosto che quelle russe dove il vincitore era già segnato prima.